sui piedi mi piglia. Bracci si è abusate, pinnelli sui pezzi si è abusate, non faccia la mamma in te vidate, nel modo scudate ci nasci la spina. Nasce Gatto Cenerentolo e De Simone decide di aprire la savana degli interpreti selvatici e quindi convoca Isa Danieli, convoca Beppe Barra, convoca Giovanni Mauriello, Fausta Vetere e Patrizio Trampetti e comincia con loro un lavoro che è un lavoro, badate, particolarissimo, che si era perso nel tempo. Cioè, qual è il lavoro? Il drammaturgo, in questo caso drammaturgo e compositore, scrive per attori cantanti sapendo chi sono questi attori cantanti. Esatto. Quindi scrive sul corpo degli interpreti e decide di lavorare per loro. Diventa una specie di rapporto ispirativo incrociato, perché è l'interprete che suggerisce al drammaturgo alcune cose e il drammaturgo suggerisce all'interprete alcune altre cose. È quello che normalmente si chiamerebbe un rapporto d'amore, che nel teatro italiano è ormai quasi completamente estinto. Esatto. Sì, mi fai venire in mente una cosa che Roberto ci ha sempre raccontato, che nel periodo che andava dalla produzione della nuova compagnia di canto popolare dei concerti e Gatta Cenerentola, un grande studioso, un grande etnomusicologo che era Diego Carpitella, si interessò moltissimo all'operazione musicale, teatrale, vocale che De Simone stava portando avanti, stava conducendo con i suoi interpreti, tanto che lui proprio definì il loro lavoro quella che è cosiddetta la somatizzazione del suono, cioè che praticamente il suono emesso da quella voce, da quell'interprete, è così perché le sue condizioni somatiche sono quelle e non altre. E questo ha determinato in maniera fondamentale la distribuzione dei ruoli di Gatta Cenerentola. Ecco, Peppe Barra è potuto essere la matrigna perché era Peppe Barra, Giovanni Mauriello ha potuto essere il Monacello, il Femminello perché era Giovanni Mauriello, e su questo lui ha plasmato e costruito questo mondo sonoro che poi, quando questi interpreti sono venuti a mancare, non è che l'operazione non è potuta riuscire, si è dovuta farla in un altro modo. Questo consente ad uno scrittore, ad un compositore, ad un regista di trovare anche sempre nuove strade nel proprio percorso individuale, che rende un artista vivo e soprattutto presente. E De Simone ha questa grande capacità di essere ancora oggi un grande artista presente. Se io lo dovessi spiegare con una metafora quello che De Simone secondo me ha fatto in tutti questi anni laboriosi, tremendi, anche pieni di delusioni, di scontri con il mondo della politica, con il mondo dirigenziale, con i teatri, è stato direttore del Conservatorio di Napoli, è stato direttore artistico del San Carlo. Immaginatevi un bambino dentro una stanza con una madre. Poi questo bambino cresce e diciamo che ha l'età di un uomo maturo, ha 40 anni, mettiamo che sua madre ne abbia 70. Ecco, la tradizione forse è questo: l'uomo maturo a 40 anni esce dalla stanza, dopo un minuto ritorna nella stanza e ritrova sua madre a 20 anni. Cioè, la tradizione è la vitalità. E Roberto De Simone, quando ci ha raccontato il mondo del Settecento, quando ci ha raccontato la nuova compagnia di canto popolare, in realtà ci ha dimostrato che il tempo non esiste, perché i sentimenti non sono regolati dal tempo, sono i sentimenti a regolare il tempo, non è il tempo. Va bene? No. Ancora? Vai.